Salve. Salve. Ho detto salve. Peppe, questo non si sveglia. Ho detto gentilmente salve. No, ma questo manco un carro armato lo sveglia. Ci penso io. Oh, guarda, una pizza gratis. Dov'è la pizza gratis? Nei tuoi sogni. Comunque, allora, vorremmo cambiare il nostro look. In che senso? Ci servono capelli. Cioè, io non è che vendo capelli, io li taglio. Io non è che tipo sono il capelliere. Pensavo che facevi il carrozziere come secondo lavoro. Sì, noi vogliamo i capelli. Perché mi guardi così? Allora, per lui è fattibile, visto che già ne tiene un poco. Ma per te, tu sei pelato come la merda. Ha parlato quello che non tiene manco i peli sulle palle. Ma come cazzo ti permetti? Dai, dai, andiamo a fare i capelli, mela. Ma io volevo la pizza. Se ci tagli i capelli, ti diamo la pizza. Ah, ok, affare fatto allora. Andiamo, andiamo, andiamo. Fammi pensare. Fammi pensare, stai pensando da mezz'ora. Mi devi far pensare, come faccio a spuntarti i capelli? Io mica sono Harry Potter. Madonna, incredibile. Oh, ciao Mela. Ciao Roberto. Roberto! Cos'è successo? Che cazzo tieni in testa? Capelli? Le salsicce hanno i capelli. Quelle che marciscono, sì. Cosa ci posso fare se mi sono cresciuti i capelli? Sembri figlio drogato di Maradona. Ma cosa? Madonna santa... Fate una cosa, tagliate prima i capelli a questo che non si può guardare. Oh, ma come ti permetti? Comunque io non sono venuto qua per tagliarmi i capelli. E questo è un barbiere. Ah, qua non vendono droga. No, ti sei sbagliato pure di troppo. Ok, ho scoperto come fare per farti i capelli. Ovvero, aspetta qui, vado a prendere la soluzione. Mela, questo mi fa paura. A me mi sta facendo paura Roberto con sti capelli. Vabbè, ma che cazzo vuoi? E comunque dov'è la droga? Qui non vendono droga! Ok, allora me ne vado, arrivederci. Sì, vabbè, questo si è portato tutto in negozio. Che è sta roba? Gel per capelli. Te li fa crescere, te li fa cadere. Wow. Ok, adesso non ti muoverne. Prendo giusto un po' che te lo spalmo in testa. Allora, siamo sicuri che quella roba non faccia male? Tu fidati di me. Oh! 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 Brucia! Brucia! Non brucia se tu ti stai fermo! Ma che cazzo è sta roba? Capelli! Tu non hai detto che volevi capelli! Ma cos'è sta roba? Sembra uno stura lavandini! In realtà mi sembra una gomma di un'automobile. No! Che è sta roba? Toglimi lì! Ero meglio pelato! No, perché io adesso con questi capelli posso farti il taglio che vuoi. Ah, ok, voglio la cresta. Ah, tipo Rockstar. No, tipo Mare Kamsik. Voglio una cresta, punto e basta. Ok, ma ti faccio la cresta. Però tu non ti muovere che farà male. In che senso farà male? Tu fidati di me. Ah, quindi è questo il barbiere salsiccia napoletano. Sì, questo è uno dei barbieri più grandi di tutta la città. Uno dei più freschi, uno dei più belli. Va bene, proviamo sto barbiere. Voglio vedere un pochettino che fa. Ah! Ma che cazzo è stato? Aiuto, mi sta stuprando i capelli! Cosa sta succedendo là dentro? Aiuto! Questo mi vuole ficcare le forbici nel culo! Facciamo una cosa, non me li voglio più tagliare i capelli, ok? Arrivederci. No, te lo giuro, è bravissima, ma è bravissimo un cazzo, quello si sta stuprando i clienti. Abbiamo finito, vuoi guardare il risultato finale adesso? Non voglio guardare, non voglio guardare, non voglio guardare, invece io guardo. Ah! Cosa cazzo è quella roba? Questo è il tuo amico. Cosa cazzo mi hai combinato? Ma che cazzo sembro Topolino? C'ho le orecchie di Topolino! Intanto tu mi devi dare la mia pizza. Ma ti do un cazzotto in bocca, che è sta roba? Madonna, sembro Minnie. Mi dispiace, ma lei mi deve pagare. Ma che cacchio? Non voglio guardarmi, sono brutto in culo. Tagliameli un'altra volta e ti pago. No, no, ormai non si tagliano. Dai, Peppe, quando andiamo a casa te li brucio io con lanciafiamme. A proposito, adesso tocca a lei. Cazzo. Mela, questo ti mette... Se io sono diventato Topolino, a te ti fa diventare Pluto se ti mette sti capelli in testa. Voi vi dovete fidare, signore, si metta dritto. Io sto dritto. No, gli viene la scoliosi, si mette dritto. Schiena dritta. Bravo. Adesso non si muove. Prima di tutto dobbiamo rimuovere i suoi capelli.
Oh, non togliere la mia cazzo di foglia. Adesso facciamo così. Niente più foglie, hai visto? Ma che cazzo sono diventato? Mela quando ha aperto il canale. Non ti preoccupare, adesso ti faccio i capelli da capo. Ehi, tu mi puoi passare quella ruota? La ruota, che cazzo vuoi far diventare? Una Fiat 500? Passami la ruota, ok? Pigliati la ruota. Vai, almeno così posso guidare me la fine a casa. Tu stai zitto, questa è una situazione seria. E perché è seria? Perché ci stanno molte probabilità che io divento la roba più brutta del mondo. No, non ti preoccupare. Ah, non ti preoccupare. Io più guardo Peppa, più mi preoccupo che io possa avere la stessa cosa. Finché non gli dici che vuoi una cresta, vedi che questa roba a te non te la fa. Ok, quanto tempo ci vuole? Un secondo, sto all'opera. Ok, fate in fretta. Madonna mia, meno dei vestiti me li potevo mettere. Finito. Oh cacchio. Ma sono Michael Jackson. Fidati di me, ci vuole solo l'outfit perfetto. Come l'outfit perfetto? Questo veramente mi fa diventare Michael Jackson. Ma che cazzo, che cos'è quella roba? Quello è il tuo amico. Ma che cazzo, sono diventato Michael Jackson dopo 5 bottiglie di rum. Anzi, di vodka. Va bene, comunque visto, come ti sta? Prima di tutto ti piace? Adesso io dirò la verità su questo outfit. Oh cacchio. Dai, tanto sicuramente mo me la ti rompe la testa a metà a metà. No, è bellissimo, ti piace, vero che ti piace? Esattamente! Oddio, lo sapevo che ti piaceva! Esattamente sbagliato! Fa cagare al cazzo sto outfit! No, se vuoi lo posso migliorare! Migliori un bel cazzo, migliori! Sì, ma Mela, noi adesso rimarremo così per sempre oppure ce li cambiamo? Non ti preoccupare! Ma andiamo a casa e col tuo lanciafiamme ce li bruciamo. Ok, e dopo di quello ci andiamo a fare una pizza. Dai, andiamo. Ma l'uscita non era per di là. No, voglio uscire per dentro la vetrina. Date a cagare, non mi hanno manco pagato con la mia pizza. Sti due infami.